Il problema, no? Che tu, se ti sparano, tu devi morire. Con proiettile devi morire. Ciao ragazzi, Inside the Game. Dopo un cambio di maglietta, un cambio di barba e capelli, sono qui praticamente 15 giorni dopo aver girato la sigletta che avete visto, quindi sono completamente diverso, per il quinto episodio dei Pensierini di Doll, che è intitolato Devi morì. Perché è intitolato Devi morì? Perché, come già credo vi avevo annunciato durante la video recensione di Max Payne, vorrei raccontare un episodio che mi è capitato mentre girovagavo per un centro commerciale. Mi sono imbattuto in una demo station, quelle colonnine con attaccato la TV con la console, con l'Xbox, e una demo station di Max Payne 3, che era praticamente all'inizio del gioco, quando c'è quel casino durante il party, insomma. E arrivano i terroristi e Max deve arrivare fino al garage per ammazzare quelli che hanno rapito il suo datore di lavoro. Ecco, in questo punto c'è una sorta di scena scriptata in cui sparano a Max, quindi si vede insomma Max che viene ferito, la barra della vita diminuisce e visivamente il gioco propone una sorta tipo macchia di sangue con Max, sopra Max, e lì il gioco ti dice: guarda che se premi giù, o non mi ricordo quale tasto, ti spari un antidolorifico e te passa la paura. Ecco, a quel punto i due dottori che stavano giocando alla demo station, ma te pare, oh, questo è stato un proiettile, doveva morire. Che è tradotto per i non romani, cioè fondamentalmente si stavano stupendo del fatto che colpito da un proiettile Max Payne non fosse morto a terra. E quindi niente, l'altro gli fa: vabbè, è un giochetto, che pretendi, che pretendi? Anche perché, e giustamente aveva ragione, insomma. E quell'altro allora comincia a incavolarsi perché non è possibile che con un proiettile Max Payne è ancora in piedi e che a Call of Duty, a livello veterano, se ti sparano un colpo, muori. Oh. Abbiamo giocato tutti a Call of Duty a livello veterano, credo, o meglio, nel senso, io ho finito il Modern Warfare 1 e Modern Warfare 2, quindi COD 4 e COD 6 a veterano. Il 4 è stata una delle cose più difficili che abbia mai fatto in questa gen, anzi, forse la più difficile in assoluto. L'ho fatto per amore degli achievement, e anzi, sbloccare quel cacchio di Club My Lai finendo quel livello sull'aereo in 50 secondi a veterano. E ci è voluto veramente tanto tempo. E veterano è difficilissimo, per carità. Ma tu non mi puoi prendere a esempio Call of Duty a livello veterano per parlarmi del realismo. Innanzitutto, vabbè, i cosi, i pupazzi, i nemici in Call of Duty respawnano a bestia. Cioè, respawnano all'infinito fino a che tu, soldato, non superi un certo punto. A quel punto la macchina dei nemici si ferma e non li sforna più. E vabbè. Ma soprattutto, tornando al discorso che aveva fatto incavolare il dottore, appunto, che stava giocando a Max Payne, a Call of Duty con un colpo vai giù in veterano. Non è vero. Vabbè. Diciamo con due colpi, perché il primo te lo fanno sempre, cioè, te se fa rosso lo schermo e il tuo personaggio. Oh, dopo che ti sei fatto rosso lo schermo, significa che ti hanno colpito. Se tu aspetti dietro a un masso, dietro a un tavolino, quei 2-3 secondi necessari a un essere umano per ristabilirsi dopo una ferita d'arma da fuoco, ti curi. Cioè, scompare il sangue dagli occhi. Si rigenera la ferita e tu sei pronto per farti colpire un'altra volta prima di morire, sempre in veterano. Vabbè, normale, proprio Rambo. E quindi a te dà fastidio che Max Payne, povero Cristo, gli rimane il buco dei proiettili sulla camicia e se piana antidolorifico. Ma quando siamo diventati così. Vorrei dire una parolaccia, ma non la dico.
Così rompipalle. Era peggio quella che dovevo dire. Cioè, ma perché il realismo? Perché non mi devo godere Max Payne? Boh, non lo so. Cioè, mi ha fatto rabbia il discorso di quel tipo là. Perché faceva acqua da tutte le parti. Ed era stupido. Era un. Cioè, si chiama videogioco perché è un gioco. Tu ti cali in un personaggio, ti lasci prendere dalla storia. Poi, però, è chiaro che ci devi giocare. Nel senso, non deve essere una frustrazione. Pensa se Max Payne. Cioè, porca Eva, ma Max Payne, per dire, nell'ultimo quadro se fa 40-50 nemici di fila dentro un hangar. Ma pensa che palle se moriva dopo un colpo. Cioè, non c'era proprio gusto. Io probabilmente avrei spezzato il disco e poi l'avrei mangiato. Perché c'è bisogno di tutto questo realismo nei videogiochi? Io non lo capisco proprio. Non. Capisco. Se tu mi vuoi fare, che ne so, Arma, che fondamentalmente è una simulazione bellica. Vabbè, sono gusti, a me non piace. Però se ci vuoi giocare, ci giochi. Ma se tu ti compri un prodotto come Max Payne, ma anche un prodotto come Call of Duty, perché Call of Duty ci sta che ti curi dietro al tavolino. Perché se no sarebbe impossibile fare il livello a veterano, vuol dire che non ti devi mai far colpire. Ma perché c'è bisogno del realismo? Perché quando la gente vede Ezio, che io odio, attenzione, però lo vede, se tira dal campanile, dentro al fienile, fa vabbè, ma ti pare, uno così dovrebbe essere morto. Ma che vuol dire? Ma quello sbraga i papi con un coltello e tu ti stupisci che se butta dal campanile non muore. Non lo so, secondo me certe volte veramente mi dà l'idea di. Scusate, c'è una zanzara. Ah! L'ho uccisa, che schifo. Veramente, cioè, certe volte, secondo me, cerchiamo di fare troppo gli intenditori. E quindi finiamo il classico discorso da bar, cioè siamo tutti allenatori e dopo la partita tutti sappiamo come avremmo dovuto giostrare una partita di calcio al posto dell'allenatore. È un po' il nostro problema e lo stiamo facendo, secondo me, anche nei videogiochi cominciamo a farlo. Perché ora non ricordo, ma pure io mi riscopro a fare questi, diciamo, errori. Nel senso che guardando, ad esempio. Mo' non ricordo, Watch Dogs mi sembra, di Ubisoft. Cioè, mi sono chiesto, dico, ma quando lui ferma il semaforo, forse la scena è scriptata, cioè è una balla, è una minchia. Ma poi ripensandoci, deve essere scriptata, perché se la scena non fosse scriptata, tu non lo fermeresti mai quel poveraccio che devi fermare all'incrocio inchiodando i semafori. Ma è figo proprio che sia scriptata, perché tu premi il pulsante e parte l'ingorgo, parte il casino e tu fai fuori tutti. È divertente anche per quello. Io ho qualcuno, insomma, chi mi segue su Facebook lo ha visto, ho montato l'altro giorno, ho rimontato il NES e SNES e mi sono ammazzato di Super Mario World tutta la notte. Poi mi sono ricordato che si poteva anche salvare, io invece ero convinto di doverlo fare tutto. Ma cioè, è proprio un altro mondo, non ci stanno pippe mentali tipo ah, ma forse Super Mario senza un power-up non potrebbe sconfiggere quella tartaruga spinosa. E invece no, cioè, Super Mario ci esalta sopra la tartaruga spinosa, si buca i piedi, ma non se ne. Cioè, chi se ne frega? È divertente per quello. Quindi, non lo so. Il consiglio che vorrei dare a quel tizio che stava giocando a Max Payne è vatti ad arruolare, vai a aiutare la patria in Afghanistan, vatti a arruolare, non lo so, nella legione straniera, lì sicuro se te piano mori e avrai tutto il realismo che vuoi. A tutti gli altri, e me compreso, un appello, cerchiamo di essere meno rompiballe su questo punto di vista, perché Dio non voglia che in un futuro avremo solamente giochi realistici e penso il divertimento verrebbe veramente meno. Vi saluto, fatemi sapere che ne pensate qua sotto. Vabbè, niente, stamattina ho scatenato una bagarre postando su Facebook la notizia di Kingdom Hearts che non verrà tradotto in italiano, quindi probabilmente il prossimo episodio dei Pensierini di Doll sarà incentrato su questa tematica. Alla prossima!